Ciao fragoline e ciao fragolini. Allora, nuova recensione. Come vi avevo detto a dicembre, adesso vi faccio la vera recensione delle mutande, praticamente delle mestruazioni. E vi dico come mi sono trovata e come mi sto trovando. Scusate se dietro vedete un po', diciamo, le luci, eccetera, però è nuvoloso. Non avevo voglia di accendere le luci, quelle potenti, e allora sto usando le luci normali con, diciamo, la finestra. Per cui se non si vede tanto bene è per questo. Allora, prima di tutto ho comprato altre due mutande che vi avevo fatto vedere, forse no, mi sembra di no. Che vi faccio vedere la scatola, cioè la scatola, la confezione, come vi arrivano. Io l'ho presi su Amazon, costano mi sembra 20 euro, se, no 25 l'ho pagati, e sono questi della Nuvenia, questi qua. Allora, vi arrivano in questa bustina dove ovviamente c'è scritto: grazie per aver acquistato la vostra protezione più comoda e sicura, mutandine mestruali ultra performanti da lavare e riutilizzare. Questo è il pacchettino che vi arriva, ovviamente la mutanda dentro. Per cui ho già comprato altri due pacchetti che vi ho appunto vi ho messo da parte per farvi vedere. Io ho preso una XL questa volta, perché l'altra volta ho preso una L, ma al supermercato, dato che la taglia non era giusta, cioè in senso era molto più stretta sotto le cosce, allora ho preso una XL, ma ho notato la differenza. Queste sono più leggere, sono più di tipo cotone, invece le altre sono molto più pesanti, quelle del supermercato sono molto più pesanti e infatti stringono anche di più. Invece questi sono, diciamo, molto più comode. E io ho preso un XL. Adesso ve le faccio vedere. Ne ho 4 di paia, se non sbaglio. Però io ve ne faccio vedere una, perché così almeno, cioè, secondo me è inutile prenderle tutte, perché sono uguali, tranne una appunto del supermercato che vi avevo fatto il primo video e ve l'ho fatto vedere a dicembre, per cui se volete andare a vedere l'altra, diciamo, mutanda diversa da questa, andate nel video di dicembre. Questa è ovviamente la mutanda delle mestruazioni. Perché si chiamano così? Allora, prima di tutto perché dentro, adesso vi faccio vedere, dentro è imbottito, ci sono tre assorbenti. Io adesso non so se si vedono, ma ci sono anche questi buchini che ovviamente è per respirare, diciamo, l'assorbente. Sono tre assorbenti, infatti come vedete parte da dietro e arriva da su, così, cioè si vede, credo, si notano, sono così. Questi vi aiutano a non consumare gli assorbenti, specialmente quando siete in giro. Più che altro io li uso quando sono in giro, invece quando sono a casa uso gli assorbenti. Uno perché è uno spreco, questi qua devi tenerli 12 ore. Più di 12 ore no, perché poi dopo iniziano a puzzare e senti troppo bagnato, secondo me. Per cui, scusate se sentitemi miagolare, ma c'è il gattino che miagola. E comunque massimo 12 ore le potete tenere su. Io appunto li uso per quando esco, 12 ore vanno benissimo, che è quasi quasi tutta la giornata in poche parole. E come vedete sono belle morbidi, elasticizzate, hanno un po' di pizzo qua nei lati, fatto così. E sono molto comodi perché, come vedete, dietro è fatto così. E poi non si vedono, almeno quando mettete qualcosa non si vedono. Ci sono i gattini che giocano, devono per forza stare qui. Comunque, vabbè, così. E
Sono molto comodi. Io, allora vi dico la mia, io mi sto trovando bene, specialmente quando si esce, che è molto comodo perché non devi cambiare l'assorbente, non devi far fatica a dire: ah, cavolo, mo non c'è il cestino, perché in certi non hanno neanche il cestino, certi lo trovi fuori, oppure anche quando, ad esempio, io per igiene, perché mi fa schifo, non mi siedo sui gabinetti quando esco, solo quando sono in casa, per cui sto sempre in piedi. E con questo ti aiutano, perché così non devi fare, diciamo, non devi stare in piedi e far fatica a cambiare l'assorbente. Con questi non cambi l'assorbente e ovviamente, cioè, tiri giù, tiri su, basta, finito lì. Cioè, più comodo di così. Io li sto usando da 3-4 mesi, calcolate fino a dicembre. Ho preso gli altri due nuovi perché mi sto trovando bene. Costano tanto, ma ne vale la pena, perché poi quando l'avete utilizzato le potete mettere a lavare. Calcolate che il lavaggio sono almeno 50 volte che potete lavarli, perché dopo 50 volte credo che poi si rompono almeno, oppure si consumano. Io credo che lo vedi dall'assorbente se è consumato oppure no, credo, e poi non lo so perché non l'ho provato. Calcolate che io queste le Se ne ho presi tre, ne uso uno al giorno, perché se no mi fa schifo. Devo per forza cambiarli, perché vabbè, dopo 12 ore puzzano, ma fino a 12 ore l'odore, diciamo, non si sente, anzi, secondo me è anche buono. Ci sono dei vari modelli, c'è il Nuvenia, c'è quelli dei supermercati. Io preferirei questi qua di Nuvenia, perché sono leggeri, sono morbidi. Diciamo anche la taglia è giusta, ad esempio io ho preso Nutella, la mia taglia è giusta, cioè non è larga, non è stretta, è giustissima. Invece quell'altra che ho preso del supermercato, appunto, era troppo stretta, era una L. La sto usando lo stesso per consumarli, perché quelli mi sono costati 20 euro, no, sì, 20 euro, e invece questi mi sono costati 25, ma ne vale la pena. E niente, io mi sto trovando bene. Ve le consiglio per, appunto, come me che non vuole consumare anche i soldi, perché appunto alla fine comunque più di 15 euro a settimana, cioè a settimana, al mese mi sembra, le andate a spendere. Invece con 20 euro comprate una volta, ne consumate, che ne so, per un anno e siete a posto, e non dovete consumare ovviamente 3 euro, 5 euro a pacchetto, anzi neanche 3 euro a pacchetto, perché adesso hanno aumentato gli assorbenti e comunque quei 5 euro, 10 euro a pacchetto li consumi. Ad esempio, a me un pacchetto non mi basta, per cui se a me mi dura 3 giorni, una settimana, un pacchetto non mi basta, perché io quando vado in bagno mi cambio sempre, uno per la puzza e due per l'igiene, perché uno che tiene l'assorbente quando va in bagno poi lo ritiene, c'è gente che lo fa. Però a me proprio mi fa schifo. Io non so come fanno certe persone. Per cui su queste cose sono schizzinosa, sia sul ciclo che sui bagni. Per cui se non sono puliti, non sono ben igieni, perché chissà cosa fa la gente, anche perché anche maleducata. Per cui niente, allora questo lo mettete in lavatrice, lo lavate a 40 gradi. Se qualcuno vuole sapere, poliester mi sembra c'è scritto, poliester 13%, e poi gli altri non riesco a capire che cosa sono. Boh. Comunque, questo appunto ve le consiglio, io mi sto trovando bene. E niente, credo
Credo che vi ho detto tutto. Se volete farmi delle domande, fatemelo qua sotto nei commenti che io rispondo. Se volete invece un video dove rispondo alle vostre domande, scrivetemelo comunque qui sotto, che così almeno le domande che voi fate le rispondo direttamente in un video. O anche tramite Instagram, cioè in senso voi fatemi delle domande tramite Instagram e io poi vi rispondo in un video. Comunque credo che vi ho detto tutto su questo. Non penso che c'è qualcosa d'altro da dire. La mia recensione è questa, mi sto trovando bene, sono molto comode, risparmi molto appunto anche per gli assorbenti, che non cambi 50.000 volte assorbente. E niente, se volete un secondo aggiornamento sul lavaggio, su altre cose, qua sotto fatemelo sapere, così almeno posso fare un altro secondo video. Anzi, terzo, perché questo è un secondo, una recensione proprio. Dovrebbe essere utile, almeno questi video dovrebbero essere utili per chi appunto vuole comprare questi, non so se comprarli o no, se sono buoni, eccetera. Io da quando ho questi, cioè, proprio sono contenta e mi ha cambiato molto. Perché sono veramente, veramente comodi, cioè non devi tutte le volte cambiare assorbente. L'unica pecca è in casa, che sì, puoi usarle anche in casa, però se le usi in casa, preferirei allora averne di più, perché io adesso ne ho 3 o 4. Di solito a me mi dura 3 giorni, di solito mi dura 3 giorni, cioè quelle volte che mi dura una settimana, se mi dura una settimana, per queste 4 continuo comunque a lavarle, a usarle di più, se le lavi di più ovviamente. Però se questi, ad esempio, ne prendi una, la lavi una volta al mese, comunque credo che ti dura molto di più, secondo me. Voi fatemi sapere comunque se le state provando, se ce l'avete anche voi, come vi state trovando, e non lo so, tutto quello che volete sapere sempre qua sotto o su Instagram. E niente, se volete farmi domande, se volete oppure darmi anche dei consigli voi, se sapete qualcosa in più di me, non lo so, voi comunque qua i messaggi sono sempre attivi, io li leggo sempre tutti. Vi aspetto anche su Instagram, che vi lascio sempre qui e sotto per aggiornamenti anche su queste cose o su quelle altre cose, ad esempio, anche se volete qualcosa sul fatto del consiglio degli assorbenti, perché c'è gente, cioè c'è ad esempio persone piccoline che tipo delle ragazzine che non sanno quale assorbente prendere, non lo so, tipo queste cose qua, no? Per cui se volete anche questo video sul fatto quale scegliere gli assorbenti, eccetera, comunque voi chiedetemelo che io poi faccio quello che voi mi dite. Niente, spero che ho detto tutto, spero che sia stata chiara, spero che questo video vi è stato utile. E se vi è stato utile lasciatemi un messaggio, cioè un like, un messaggio, un like in questo video. Io vi aspetto anche su Instagram, per cui seguitemi anche lì. Ovviamente è gratis, non dovete pagare niente, dovete solo schiacciare segui e lì sapete tutto quello che faccio, quello che non metto su YouTube, perché ci sono anche certe cose che non metto su YouTube perché voglio tenerlo un po' su Instagram, un po', eccetera. E se volete scrivermi in privato per qualsiasi cosa, appunto, su questo, sugli assorbenti sul ciclo, io sono sempre presente. Detto questo, io vi saluto, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!